Salve Erika a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Anton99 e oggi siamo qui in un video molto importante che fra poco vi spiegherò di che cosa stiamo parlando. Ma prima di continuare, ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, lasciate un like, lasciate un commento per sapere che cosa ne pensate di questo contenuto che sto per fare oggi. In descrizione troverete tutti i miei social se vi volete fare i fatti miei e poi potete anche andare sul Calcio Shop dove utilizzando il mio codice sconto ANT avrete il 10% di sconto sui prodotti che andrete a comprare di natura calcistica. Detto ciò, possiamo anche iniziare. Oggi questo argomento che vi volevo portare è riguardante ad alcune pagine del Palermo. Premessa, non sono tutte le pagine del Palermo che fanno questa cosa, però mi duole dirlo, molte di queste sono andate anche in TV o sono state sponsorizzate fin troppo senza neanche avere, come dire, un briciolo di professionalità in più o cercare di rispettare le opinioni altrui. Dunque, qual è il nocciolo della questione? Qua a Palermo, quindi parlo proprio della mia città, della mia terra che io amo, che io sostengo da sempre. Che purtroppo c'è gente che si spaccia per tifoso accanito del Palermo e poi in realtà non è così. Ci sono pagine dove se tu dai la tua opinione ti ridono in faccia e poi se tu ad esempio gli chiedi citami la fonte se stai trattando una cosa di calciomercato e ti dicono no, non te la possiamo dire. Ma che senso è? Cioè siete delle pagine, non sono pagine di te voi di giornalisti, no, pagine normali di normali tifosi come me, che io non sono un giornalista, l'ho sempre ammesso, ma cerco ovviamente per il bene anche degli spettatori di citare la fonte ogni volta che esce una notizia del Palermo. Poi, credibile o non credibile, quello è un altro discorso. Io cerco di riportare sempre le notizie più credibili possibili attraverso quelle 3-4 persone che mi dicono qualcosa. Poi, se è una notizia ufficiale, tanto meglio. Se la gente vede i tuoi contenuti e vede tante ufficialità che già sono state riportate, tanto meglio ancora. Almeno dicono: cavolo, ma sto ragazzo è sincero perché in effetti questo giocatore è arrivato e non ha mai detto cavolate sul suo canale. Poi, ripeto, a mio rischio e pericolo, alle volte pure io, ad esempio, anticipo la notizia dicendo questo giocatore arriva. Poi, se sbaglio, chiedo scusa. Queste pagine non l'hanno mai fatto. E anzi, per di più, vi dico: qualche mese fa io ebbi una discussione con una di queste pagine. Ripeto, non le voglio menzionare perché fare pubblicità, tra virgolette, neanche occulta, non è occulta. Però, fare pubblicità a queste pagine che non mi dicono niente, anche proprio come sostegno dei colori rosanero, mi fanno venire i brividi. Quindi, non ha senso menzionarle. Cioè, gli farei anche solamente pubblicità, che sia positivo. Negativa, ma comunque gli arrivano sempre delle persone e da me questa cosa non l'avranno mai, non mi avrete mai. E quindi molte di queste pagine cosa fanno? Oltre a riportare notizie false, perché molte di queste sono false, ad esempio di calciatori, io ebbi appunto una discussione con una di queste pagine, una delle tante pagine, che voglio ribadire per l'ennesima volta il concetto, non sono tutte le pagine del Palermo a fare così, alcuni sono capaci di portare avanti delle pagine in maniera coerente, in maniera molto molto simpatica e anche gentile nei confronti degli spettatori. Altri invece che si atteggiano giocando a fare Dio. E a me questa cosa fa girare le scatole. Quindi che cos'è la cosa che mi fa rodere tantissimo? Mi fa rodere tantissimo che loro hanno tantissima pubblicità. Gli fanno tanta pubblicità anche pagine sportive che non hanno niente a che fare con il Palermo. E poi quando si chiede gentilmente, cortesemente una fonte riguardo a un acquisto di un giocatore del Palermo, o ti mandano a fare in culo, o ti ridono, o ti dicono: ma la fonte noi non te la possiamo dare, la fonte non la possiamo menzionare, la fonte siamo noi, cioè. A volte dicono pure la fonte siamo voi, ma siete delle normali persone? Come fate a dire la fonte siete voi? Siete voi giornalisti? Ma non penso proprio. Molto spesso poi ci sono quelle pagine che dicono: ma noi siamo dentro la società, noi sappiamo, noi diciamo, noi sentiamo, noi facciamo. Ma che cosa fate? Ma seriamente dite? Ma dove vivete? E io veramente quando vedo queste persone fare i protagonisti sui social mi fanno girare le scatole. E non parlo solamente per quanto riguarda la mia squadra nel cuore, ma su tutto quello che accade con le altre pagine di altre squadre. Sempre le stesse identiche cose. Se le notizie non sono vere, non le riportate. Cercate di studiarvelo un attimo, cercate di confrontarle. Io, per esempio, anche se sbaglio, chiedo scusa. Molte di queste neanche quello fanno. E purtroppo la gente li segue. Attenzione, io non posso criticare la gente perché alla gente, se gli piace un contenuto, che gli puoi dire libero arbitrio. Ognuno di noi, se gli piace una cosa, non è che debba essere per forza critico nei confronti di quella pagina. Anche se ogni tanto fare un po' di autocritica e dire: cavolo, però in effetti questa pagina la sto seguendo, ma ultimamente mi rendo conto che sbaglia. Molto spesso questa cosa non si vede, per esempio, a Palermo, perché queste pagine sembrano delle sette, cioè dove tu, se ti permetti di muovere un dito nei confronti loro,
loro, di fare una critica costruttiva. Nel momento in cui loro vanno a costruire una notizia infondata su una notizia di calciomercato sul Palermo, la gente ti prende per il culo, la gente ti offende, la gente è ignorante. Ecco perché molto spesso, per esempio, anche nei commenti su YouTube, ripeto, non tutti, fortunatamente c'è gente pure che mi apprezza, e questo veramente grazie di cuore per chi continua a sostenermi. Poi ripeto, anche io posso sbagliare, sono un essere umano, però io me ne rendo conto quantomeno. Quando io sbaglio, lo dico, mi scuso magari anche con un post nei social o nella sezione community, mi scuso dicendo: ragazzi, ho detto una stronzata, ho sbagliato nel darvi anche una notizia in maniera così frenetica, vi chiedo scusa. Molti di questi non lo fanno. Uno, perché molto spesso subentra l'ignoranza, e molto spesso perché loro si sentono veramente, con quei 20.000, 30.000 iscritti, 30.000 piace, quel che è, veramente dei scesi in terra. A me questa cosa dà fastidio, perché se tu una notizia te la costruisci a priori, quindi neanche tu stai riportando una notizia vera, ma te la stai costruendo tu, è una cosa triste. E ripeto, la gente è libera di fare quello che vuole, la gente è libera di sostenere una pagina, un canale YouTube, come potete sostenere me, potete sostenere lui, però allo stesso tempo dico, mi dispiace che riportano determinate cose che poi si rivelano infondate. Alle volte ci si azzecca, alle volte si sbaglia, però molto spesso la cosa che mi fa rabbrividire non è tanto anche il discorso dello scusarsi o di non riportare le notizie nella maniera giusta, costruendole completamente così a caso, ma molto spesso ti ridono in faccia. Per esempio, se loro riportano una notizia di un'altra pagina che magari tratta bene quell'argomento e dico: secondo me questo giocatore ad esempio non è buono per il Palermo, faccio appunto un esempio, loro ti ridono in faccia, perché la tua opinione in alcune pagine vale meno di zero. E quindi che cosa vi voglio dire con questo video? Ragazzi, aprite gli occhi, cercate di leggere bene le notizie che vi danno anche certe pagine. Le pagine possono essere su Facebook, Instagram, su tutte e due i social, su TikTok. Voi dovete stare solamente attenti, dovete prestare attenzione, perché molto spesso ci sono pagine dove vi mandano anche tranquillamente a quel paese solamente perché non la pensi come loro, quindi state attenti. Detto questo, ragazzi, grazie mille per aver visto questo video, spero che sia stato di vostro gradimento, e già che ci siamo, dato che abbiamo parlato anche del Palermo, sempre forza Palermo, ciao ragazzi.